Stamattina sono venuto e, su segnalazione di alcuni cittadini, non sapevo manco che stavate lavorando qui, sì. E, i quali cittadini mi segnalavano questa, l'emersione di questo bellissimo, sì, pavimento. Bellissimo, e, niente, non mi hanno saputo dire che fine avrebbe fatto, allora chiedo a lei. Sì, le spiego subito, ho appena finito di parlare con la Pellegrino, che è Pellegrino responsabile della sovrintendenza per il comune di Rutigliano, sì, a cui ho mandato una mail con tutte le foto del rinvenimento di queste bassole, e la quale ha detto di rimetterli dove stanno, rimettendo chiaramente solo in quota, perché vanno rimessi in quota rispetto alle nuove pendenze che abbiamo dalla strada, ed integrale, per come era previsto, già il basalto in pietra e quello che faremo praticamente. Tutto qua. Quindi alzerete il pavimento praticamente? Per forza, altrimenti saremo sotto quota rispetto al centro storico e alla strada. Quindi le basole saranno riutilizzate, riemergerà il vecchio pavimento sicuramente, storico? Sicuramente, diciamo, ritornerà alla storia, quello che era un pezzo, diciamo, antico di Rutigliano, che negli anni 70 mi sa che fu ricoperto con asfalto, quindi ritorna, certo, tutto com'era. Quindi questo dovunque emerga nei lavori che state facendo un qualcosa di antico, voi ripristinerete, diciamo, sicuramente il materiale di un tempo. Ecco, certo, questo, certo, sicuramente. Non solo qui, ma dappertutto. Beh sì, qui diciamo sicuramente ci è venuto fuori, finora non è venuto null'altro fuori. No, vabbè, insomma, Corso Cairoli credo ci sia stato un problema simile. Corso Cairoli, no? Abbiamo risolto davanti all'avvocatessa Troiano, è venuta sempre la Pellegrino, con la quale abbiamo deciso insieme l'allargamento del marciapiede, perché c'è una situazione particolare per quei due piloni in pietra che c'erano davanti alla sua porta principale. Sì, sì. E abbiamo risolto anche lì con il suo sopralluogo della Chietta Pellegrino, in qualità di responsabile. Visto che ci siamo, insomma. Sì. Quando si prevede la conclusione di, allora, come da almeno di questo primo, sì, lotto, almeno di questo primo lotto subito, il 19 agosto è prevista da contratto la fine dei lavori di tutta la pavimentazione del primo lotto. Del primo lotto. Primo lotto. E quello è, diciamo, lavorazione. L'appalto è del primo lotto. Ah, come procedono i lavori, ingegneri? Benissimo. State provando difficoltà? Difficoltà di infiltrazione di acqua quando è piovuto, è vero? No, c'è stato un equivoco da parte di qualcuno che ha detto che per colpa del marciapiede era entrata acqua nel proprio locale, però poi da una serie di sopralluoghi fatti anche con i signori dell'HQP locale, praticamente avevano loro un problema di fogna in quanto avevano un bagno sotto quota, beh, problemi che non sono più emersi, però diciamo assolutamente non è stato nessun problema. Chiaramente qui nel rifare questo tratto di strada vedremo di far sì che le acque piovane che attualmente vanno tutte in Corso Cairoli possano andare almeno per il 50% in via San Francesco d'Assisi a raggiungere il canale sì, che abbiamo giù. Questi piccoli accorgimenti che stiamo, quindi, diciamo, cioè, operando. Quindi ristabilirete un po' le pendenze? Cercheremo sì di migliorarle un po', perché attualmente tutto il bacino del centro storico di questo lato defluisce in Corso Cairoli e quando piove molto, anche se il marciapiede fosse stato alto un metro, avremmo avuto problemi in ogni caso. Lì dove ci sono delle questioni un po' molto basse, perché ci sono strade private che hanno quote molto basse, eccetera. Per cui l'obiettivo è anche quello, diciamo, di, dove è possibile, chiaramente, di migliorare. Lei è l'ingegnere della ditta? Io sono il geometra Vito Valenza, direttore dei lavori per conto del Comune di Rutigliano. Siamo stati incaricati della direzione dei lavori. Questo è qua. Voglio dire, è qua. Questo è cemento. No, vedi questa zona qua. Quelle, dove stanno? Ora stiamo arrivando a pulire. Perché qua vedi anche se sì, sta. Sì. No, ma fai una foto, fai una riflessione. Benissimo, vedi che qui. No, è cemento perché qui anticamente è stato fatto l'impianto del gas. Del gas hanno scavato. Hanno scavato 20 anni, 10 anni fa, qui c'era per portare il gas diciamo nel centro storico e hanno tolto chiaramente le vecchie basi e hanno rimesso il cemento. Ingegnere, ho capito subito dalla sensibilità dell'ingegnere. Ingegnere, le consegno questo. Noi ci teniamo tantissimo. Noi facciamo, questa è la nostra storia, considerate, dovere, diciamo, considerate come oro questo qua, fondamentale questa cosa qua, storia di fondamentale, diciamo. È fondamentale per noi. Grazie, sta passando il sito.
svolgere da questa parte. Sindaco, abbiamo trovato le vecchie chianche qui stamattina. Far riemergere queste, questo vecchio pavimento, far riemergere, la storia di Rutigliano. Far riemergere i vecchi splendori della storia di Rutigliano. E questo, chiaramente abbiamo capito, e quindi questo ci ha tranquillizzati, che un pavimento che sarà recuperato. Ma le chianche tolte dai vari lavori stradali, per esempio... Si è rifatto il pavimento dove c'era il distributore di benzina in via Leopoldo Tarantini. Sì. Anche lì avete controllato se c'era qualcosa di antico, recuperabile? Di quello che viene recuperato di antico non viene comunque distrutto nulla e non viene buttato nulla. Quindi stiamo recuperando tutto quello che è possibile recuperare, anche perché è giusto, insomma, che ciò che fa parte della storia della nostra comunità debba continuare a far parte della nostra comunità, quindi ti posso assicurare che insomma, stiamo facendo tutti i recuperi possibili. E la pavimentazione che credo fu trovata anche rimossa dal rifacimento di via Diego Martinelli e piazza 20 Settembre, che è stata, credo ancora oggi, non lo so se poi sono state rimosse da lì, depositate quelle chianche nel parco urbano, che fine hanno fatto? Non si possono riutilizzare quelle chianche? Guarda Gianni, ti assicuro che tutto quello che è recuperabile e riutilizzabile lo riutilizzeremo tutto, perché comunque, così come ti ho già detto, ciò che fa parte della storia di Rutigliano continua a far parte della storia. Ma quelle chianche lì in modo particolare, ci sono ancora? Sono portate da qualche altra parte? Ci sono ancora, sicuramente saranno visionate, se hanno il loro valore, il loro prezzo, potrebbero essere utilizzate qui. Hanno il loro valore, bisognerà verificare, vedere se sono integrabili, bisogna vedere. Il formato, direttore, bisogna solo vedere il formato, perché la sovrintendenza si preoccupava di affiancare queste basole, più o meno la stessa pezzatura, perché abbiamo visto in alcuni casi, in corso che errore, abbiamo tolto delle basole che abbiamo integrate poi davanti alla Troiana, per esempio, che il formato era proprio 20-20, molto ridotto. Lì, però qui sono più grandi. È inadeguato, la copiamento a questo. No, io mi riferivo alle chianche tolte da via Diego Martinelli quando rifecero qualche 10 anni fa, geometra Michele Maggiorano, credo fosse, era assessore, no? Sì, allora. Le chianche che furono tolte da via Diego Martinelli, i bordi, tante di chianche, erano molto molto limitate. E furono depositate nel parco urbano, quello che era il parco urbano. Esatto. Bravo. Tutte le chianche che erano possibile salvare furono salvate all'epoca e accantonate, depositate nel, diciamo, attuale, lo sta facendo il parco urbano. Che ci sono ancora? Non te lo so dire, Gianni. Allora, basta verificare. Sì, visto che stanno rifacendo il pavimento, ci potrebbe essere qualche pezzo riutilizzabile, questo voglio dire. Può darsi che qualcuno li abbia utilizzate in passato per altri fini che io non conosco. Vogliamo verificare, lei è ancora consigliere comunale, qui abbiamo anche il sindaco, vogliamo verificare che quel materiale, se sta ancora, che fine ha fatto e se magari possa essere riutilizzato. Non ci sono problemi, verifichiamo dove è accantonato, a me risulta che non è andato comunque distrutto, non è andato comunque buttato via, quindi tutto quello che è recuperabile lo recupera. Quello che è riutilizzabile si deve fare, recuperare, ripristinare, recuperare. Va bene, va bene. Cercando di condividere il percorso che il tecnico... Abbiamo un unico fine. È importante condividere il discorso del tecnico che faceva poc'anzi, nel senso di trovare più o meno la basolatura conforme con quello che il suo. Ci ritroviamo sulle cose quando si deve difendere il paese. Certo. Vedi come ci ritroviamo. Benissimo, sono contentissimo. Prendiamo spunto anche dal suggerimento del sovrintendente. Thank you.